La gestione di Acquedotto Pugliese di Michele Emiliano è trasparente come l'acqua che era contenuta nella brocca nelle nostre mani. Abbiamo da sempre denunciato sia le assunzioni legittime, le consulenze anomale. I nostri rilievi sono stati ripresi anche dal Collegio dei Sindaci, siamo stati in procura e adesso la goccia che ha fatto letteralmente traboccare il vaso è stata la nomina di Simeone di Cagno a Brescia, l'ex acerrimo nemico di Michele Emiliano, a presidente di Acquedotto Pugliese, dopo che un consiglio di amministrazione è cambiato innumerevoli volte in questo anno. L'Acquedotto Pugliese deve essere soltanto ripubblicizzato, dopodiché bisogna lavorare sulle dispersioni e quindi garantire un servizio idrico integrato all'altezza delle aspettative dei pugliesi. Non può essere invece terreno dei giochi politici di Michele Emiliano come l'ha utilizzato finora.